Ciao a tutti ragazzi, bentornati a bordo. Ricominciamo con la serie dedicata a Troy Total War. Dopo un lunghissimo periodo di pausa dovuto a intrighi personali, non riuscirò più a pubblicare un video al giorno, cosa che è diventata ormai praticamente impossibile, però cercherò di farne magari uno o due a settimana e andrò sicuramente a concludere le due serie che ho in attivo in questo momento. E poi magari inizieremo qualche gioco nuovo, magari qualche gioco sempre di strategia, però che richieda un po' meno tempo, perché ho notato che Total War, anche facendo video da 40 minuti, un'ora, andiamo avanti un po' per le lunghe. E allora cercherò di fare magari qualcosa di più breve, conciso, magari da 30 minuti, che possa divertire comunque. Allora, siamo al turno 144. Qual è la difficoltà più grande in questo momento? Ricordarci come si gioca. Perché è passato veramente tanto tempo, saranno passati 2 mesi. Allora, mi sono andato a rivedere l'ultimo video che avevo fatto. Ricordo che qui ci avevano attaccato i Troiani o chi per loro, adesso non mi ricordo, questo mi sembra sia Paride, esatto. Però vedo che noi anche qui siamo ben messi perché abbiamo, mi pare, due eserciti, esatto, a Cidemonte e da questa parte Agapenore, pronti a fare spolla. Abbiamo anche degli agenti messi lì, quindi direi che queste due regioni sono al sicuro. Siamo messi bene anche qui a nord, dove abbiamo Automedonte pronto a entrare in guerra nel caso qualcuno di questi territori, di questi regni, volesse tenerci testa. Ma soprattutto abbiamo a un tiro di schioppo da Troia, eccoci qui, i nostri due veri protagonisti, Achille e il cugino Patroclo, prontissimi allo sbarco finale. La cosa più interessante che avevo visto nello scorso video era che eravamo ad un passo, diplomaticamente parlando, dal completare la confederazione con Itaca. Eccoci qua, siamo a meno 3-9, quindi nei prossimi turni, pompando un po', magari con qualche regalo, con qualche aiuto divino, dovremmo riuscire ad aumentare questo valore. Prendere Ithaca significherebbe prendere tutta questa parte in giallo qui. Quindi, ma sarebbe un bel giallo che adesso invece è diventata bianca. Eccola qui, questa qui, tutta questa qui dietro. Diciamo, niente di definitivo, però andrebbe a aumentare la nostra portata, tenendo conto che il resto della Grecia è di Sparta, nostro alleato. Sparta si sta già diffondendo nei territori turchi da questa parte, quindi direi che la partita è messa bene. E se non sbaglio qualcosa, spero di andare a chiuderla entro qualche turno. Spero di non fare errori dovuti a dimenticanze dal gioco. Ho visto sul patch note che tra le novità c'è la possibilità di pregare Efesto. Bah, me lo sono guardato un attimo, è anche interessante, soprattutto la preghiera che dà più 10 morale all'unità con scudo. Da cose interessanti. Bisognerebbe vedere come funziona l'agente artigiano divino. Per il resto lavora sui costi di traduzione. È più economico, diciamo, che al contrario di Artemide, che sinceramente lo trovo un culto un po' perso. Ok, è uscita anche una nuova DLC che sinceramente non so se acquisterò. Adesso vediamo. Metti in gioco Aiace,
e Diomede, mi sembra. Penso piuttosto andrò a concludermi Pentesilea, visto che aveva un sistema di gioco leggermente diverso e quindi poteva essere più interessante, perché per gli altri mi pare sempre la solita, tra parentesi, solfa, poi a me piace, però è sempre la solita. Allora, ok, passiamo al turno. Possiamo pure mandare avanti veloce. Ok, allora qui l'esercito di Paride tenta una sortita contro un'altra della nostra città. La risoluzione automatica prevede una sconfitta onorevole e preferisco andare a combatterla. No, Ettore di Troia, scusate, non Paride. Paride credo sia stato già alleato confederato con Ettore. Sono partite un po' morte, però io con l'altra, l'altro qui non ho. Ok, non combatto in città, la cosa un po' mi dispiace. Avrei preferito una cosa del genere. Ho poche unità da tiro. La cosa mi dispiace ancora di più. E ho un sacco di unità che l'idea sarebbe di mettere qui in cima alla montagna, solo che rischiamo di venire chiusi su entrambi i lati. Vabbè, non possiamo fare altro. Restiamo così e teniamoci i carri per fare un po' di casino. Il Cimedonte mi ha sempre dato soddisfazioni, soprattutto in difesa. I carri non me li segna nascosti, non mi ricordo più perché, forse non si possono nascondere i carri. Non lo so. Vabbè, non si possono nascondere i carri nella foresta, quindi direi che iniziamo la battaglia e muoviamoli subito. Questa è l'unica via di passaggio perché qui c'è una palude. Loro hanno pochissime unità da tiro, almeno al momento non se ne vedono. È tutta fanteria con lancia e scudo. Peccato perché altrimenti gli avrei lanciato i carri contro. E quindi a questo punto aspettiamo. Iniziamo a muoverli e vediamo se riusciamo a distrarne un po'. Nel frattempo le mie unità da tiro possono anche avvicinare, vediamo se riusciamo a fare qualcosa così. Ok. Sì, stanno ovviamente facendo fatica in mezzo alla foresta. Eccoli qua. Sgancia qualche unità. Speriamo di essere più veloci. Di non restare incastrati nella palude. Dicono no problem, vediamo se è vero. Ok, le mie unità da tiro iniziano a far fuoco. Chiudiamo qui. Ah, sono veramente lenti. E quelli a piedi vanno più veloci nella palude. E ok, sì, mi hanno fregato i carri, diciamo. Questa è stata una mossa pessima. I tuoi guerrieri hanno avvistato nemici in agguato.
Allora, arcieri di qua e giavellottisti di qua. Speriamo. I guerrieri stanno perdendo fiducia. Che il sacrificio dei carri non sia stato vano. Intanto abbiamo tenuto lontane 4 unità. Che comunque. Qualcosa hanno anche perso nella palude. Ok. Qui attacchiamo da dietro. Questi ci sta andando da fare. Muoviamo queste dietro. Erares, i tuoi guerrieri si stanno radunando. Ok, si sono radunati. Qua vorrei attaccare di lato, però se quelli mi arrivano da dietro mi bloccano. Intanto qualcuno inizia già ad andare in fuga. E anche qui, se vi disponete magari meglio, riusciamo a fare qualcosa di più. Vediamo al Cimedonte come se la cava. Ok, lasciamo che scappino. Qua a sto punto buttiamo i carri. Buttiamo i carri di qua. Arrivano fino a qui. Vediamo. Andiamo a prendere questi che sono in fuga. No, non sparpagliatevi, dai, su. Siamo compatti. Qui ormai è il Vietnam. Cioè, tutti contro tutti. Nella giù. Credo non si capiscano assolutamente niente. Vabbè. La cosa buona è che abbiamo qui l'eroe. E che molti sembrano in fuga. Ok, dai, siamo messi bene. Secondo me loro sono ancora di più, però dobbiamo fare in modo che non si... che non recuperino. In schermaglia, ok. Profumo della vittoria. Cavoli, c'è il loro eroe che tiene. Il nemico ha avvistato le tue. È andato anche a prendersi i miei arcieri. Sono rimasti con. Con qualche unità buona di troppo. Facciamo rientrare questi. Facciamo rientrare anche questi.
Ok, oh, finalmente sono andati in fuga i campioni. Questi me li ricordavo, sono un'unità veramente fortissima. Cerchiamo di farne fuori il più possibile. Tanto abbiamo vinto. Direi che abbiamo vinto anche abbastanza bene. Ok. Dobbiamo accanirci sui campioni di Troia. E qua, boh, vediamo se riusciamo a battere l'eroe. Sarebbe una cosa interessante. Per il resto mi sembra che sta andando bene. Ok, è stata anche veloce, dai. Vediamo, vediamo se ci arriviamo. Qua abbiamo incastrato i campioni. Ok, sono scappati, ma ne sono rimasti veramente pochi. L'eroe invece è velocissimo. Sembra un'unità a cavallo. E se ne va. Quindi possiamo anche terminare. Abbiamo perso 300 uomini, però loro ne hanno persi 1000. E sono stati veramente devastati. Sono stati devastati e a questo punto reintegriamo, perché il 16% di unità ci fa comodo. Vediamo cos'altro intende fare Ettore. Più che muovere gli agenti. Vediamo se farà uscire Paride. Da qui no. Non lo fa. Ok, aspettiamo che scorra il turno. Ecco, questo è quello che ci aspettavamo. Edonis ci dichiara guerra. E io non chiedo neanche l'aiuto degli alleati, perché non ho voglia di infastidirli con queste inezie. Accetto la dichiarazione e dopo vado a sterminarli. Abbiamo un patto di non aggressione con Eumetes, che ci chiede gli accordi di scambio, ma decliniamo. Quella è zona di Sparta, lascio che se ne occupino loro. Non mi interessa neanche diplomaticamente andare a perdere tempo. Ah, abbiamo emanato un altro decreto. Più 4 velocità di reintegro delle perdite di tutti gli eserciti. Questo è bellissimo. E accolta la preghiera a Zeus. Un tratto. Ok. Allora, vediamo che decreti ci rimangono. Avremo più 10 attacco corpo tutta l'infanteria pesante. 180 bronzo per turno. Bronzo ne facciamo già parecchio. Pietra ne abbiamo parecchia. Meno tempo di costruzione edifici. Va, prendiamoci questo, i cacciatori reali. Allora, prima cosa, vediamo con gli agenti, anzi, vediamo intanto di farla finita e chiudere qui nello stretto. A Genore o a Genore. E non posso sterminarlo, reintegriamo di nuovo. 14%, ottimo. Prende altri due tratti. Ok. E quindi direi che un esercito praticamente l'abbiamo già sistemato così. Andiamo a mettere pressione a Paride. No, avrei voluto farlo via mare. Potrei quasi quasi anche... No, dai, aspettiamo. Aspettiamo, perché prima voglio colpire con la mia spia. No, vorrei colpire proprio... Assassiniamo... Proviamo a assassinare Paride. Ah, fallimento. Proviamo con l'altra spia di rimbalzo. 77%. Ottimo. Abbiamo messo fuori gioco Paride. Quindi Cerinto resta senza... il suo governatore. A questo punto possiamo metterla in scacco con Agapenore.
Ok, qui siamo messi ben male perché loro hanno anche la guarnigione, però intanto circondiamo la città e aspettiamo l'arrivo del Cimedonte, che non riesce a sbarcare, però dovrebbe già, vediamo. Sì, infatti già mi dà una mano. Tra l'altro la vittoria sarebbe anche con perdite previste basse. Io quasi quasi adesso faccio una risoluzione automatica, senza star qui ad aspettare i 3 turni. E andiamo a chiudere il discorso. Ah, bella questa testa che salta. Hanno aggiunto qualche nuova animazione, credo. Perfetto, andiamo ad occupare. E l'invasione troiana direi che è stata per l'ennesima volta messa a tacere. Andiamo a vedere le proprietà. Ah no, 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 scusate. Manca ancora questo paesino qui, Calcide. Vediamo se ne occuperà Troia e Sparta, oppure se no ci andiamo a prendere noi. Questi sono, chi sono questi? Ah sì, i cureti, giusto? Non abbiamo mai avuto grosse grezzi con i cureti, quindi possono benissimo tenersi quel territorio. Andiamo a vedere se diplomaticamente riusciamo a fare il colpaccio. No, siamo ancora a meno 2,7. No, fermi tutti, io volevo Itaca. Ah, Itaca è sceso 5,3, maledizione. Itaca è sceso 5,3. No, avrei preferito. Vediamo. I feel sure your heart is open to my words. No, no, lo so che non vuoi la confederazione. Facciamo uno scambio. Se ti regalo 100 oro. 100 oro sono tanti, eh. Lo faccio perché siamo così in finale di campagna. Voglio essere spumeggiante con Ulisse, che rende onore alla mia saggezza. Rende onore alla mia saggezza e nel frattempo. Oh, ma fermi tutti. Ah, ok, eccolo qui. Eccolo qui, il nostro Automedonte, che potrebbe andare in avanscoperta per vedere com'è la situazione con Edonis. Edonis, mi chiedo perché mi abbia dichiarato guerra. Proviamo a dare un'occhiata ai Edonis. Ha un grado di forza 15, quindi non è che sia neanche poi così scarsissimo, diciamo. Certo, non è. A parte che siamo rimasti anche in pochi regni, quindi come vedete le regioni si sono unificate in grandi regni, soprattutto quello di Achille. Quindi 15 probabilmente sì, è tra gli ultimi. Adesso possiamo anche andare a vedere. E non è che ce ne siano tanti, diciamo, come grado di forza. No, scusate, il grado di forza è questo. Sì, 15 su 29. Cavoli, la Torre di Troia è trentesimo come ultimo come grado di forza. Significa che sono veramente allo sbando. Io quasi quasi faccio sbarcare Achille e Patroclo, che sono qui, entrambi. Ok, allora. Vediamo se abbiamo qualche agente sotto mano, a parte i due che abbiamo già usato. Archeloco dove si trova? No, Archeloco ha robe più importanti da fare. E gli altri due si trovano qui. Non abbiamo altri agenti, no, abbiamo Carteron, o Carteron, non so se è spagnolo, magari iberico. Ok, scusate il movimento epilettico del mouse, stavo muovendo in velocità. Vabbè, una cosa che di solito non faccio, però tentiamo di muoverci al buio. I won't give ground. Non mi aspetto grosse difese. Infatti non ce ne sono. Prendiamoci la città con risoluzione automatica. Ok,
Eccola qua. Tac. E passa la paura. Piano. Nice. Eager for action. Approfittiamone per rinforzare nel frattempo. Va, prendiamo dei guerrieri con clava, dai. Facciamo qualcosa di spumeggiante. Oggi sono in vena di spese. Spese pazze. Guerrieri con clava. Due. E qualche altra unità da tiro ce l'abbiamo? No. Prendiamo questi. Ok. Sì, non vedo qua grosse difese. Non so che cavolo avessero intenzione di fare, sinceramente. Vabbè, tant'è che noi intanto possiamo fare un giro per andare a vedere di fare qualche spesa qui e lì, visto che abbiamo da spendere. Tutte le regioni sono positive, quindi abbiamo un morale alto ovunque. Vabbè, sì, siamo messi bene in tutto. Non so neanche se vale la pena fare un giro di... Queste ricordo che non le avevo attivate per non... Vabbè, facciamolo veloce, dai, giusto per... Arrivati a un certo punto... È tutto un po' relativo. Si possono fare investimenti, però, sì. Adesso anche qua spendere 500 euro per una città che al momento non ho interesse. Vabbè, anche qui sto sperperando parecchio oro. Però... Vabbè, dai, lasciamo stare, che sennò perdiamo tempo per niente, secondo me. Concentriamoci sulla guerra. Spostiamo... Allora, su Troia non si possono utilizzare gli agenti. Quindi, niente agente su Troia. E le posso però utilizzare su... In Brasu per fare mormorii di insurrezione. Archeloco ha successo, quindi tira già una brutta aria da queste parti. Vediamo se riusciamo a avvicinarci abbastanza alla costa da evitare la perdita di morale. E Patroclo è un navigatore un po' più esperto, quindi si muove ancora di più. Che succede qui? L'eterna fiamma di Marino. Secondo la leggenda, in tempi antichi, Marino, primo dei Cabiri, lavorò alla fucina di Efesto. Ah, deve essere qualcosa che riguarda i nuovi DLC. Vabbè, belli, però al momento siamo impegnati in altro. E andiamo a vedere gli obiettivi. A noi mancava... Ah, devo finire le missioni epiche dell'eroe. E poi distruggere le seguenti fazioni. Paride, Troia e Ettore. Allora, Troia e Paride sono già stati confederati da Ettore. E quindi mi resta solo Ettore. Ettore che ha questa sbarrancata di regioni qui. Qualche isoletta sparsa. E poco o niente. Anche questa. Ok. Magari appena concludiamo qui il discorso Edonis, muoviamo anche Automedonte a dargli una mano.
Automedonte è impronunciabile, sembra uno dei Transformer. Che imbarazzo di generale. Ok, allora, prima di passare il turno, c'era una cosa che mi interessava andare a vedere. Era la volontà divina. Stiamo reclutando, no? Potrei mandare a 600 Zeus per sbloccare il reclutamento del Minotauro. Sarebbe una bella cosa da portarselo a Troia, al Minotauro. Sì, dai, facciamo un'ecatombe a Zeus. Ecatombe a Zeus fatta. E una preghiera a... meno 15 al morale di tutte le unità nemiche. Cioè che la faccio ad Ares la preghiera. Ci sta alla grande. O se no a Zeus. Più 15 valutazioni di accordi. Però questa ce l'ho già attiva. Mi termina fra 4 turni. Ah, guarda che è... nuova animazione, molto carina. Ok. Sì, direi che possiamo passare il turno. Abbiamo spostato tutti. Possiamo passare il turno. Vediamo se riusciamo a giocarcene un altro prima di chiudere il video. Sarebbe bello che anche Troia ci desse una mano, confondo sempre, che anche Sparta ci desse una mano salendo su verso Troia. Questo ci chiede transito militare, dà anche un sacco di pietra. È in guerra con Pentesilea. Vabbè, accettiamo. Ah, ecco Edonis. Ecco Edonis che muove. Allora, sembrerebbe una sconfitta totale. Non capisco come mai. Forse sono unità molto forti. E vabbè, combattiamo. Niente, mi sa che chiuderemo con questa battaglia il turno. Forse ho sottostimato il problema Edonis. C'è grande pufo che tenta di riprendersi la sua città. Vediamo se riusciamo a difenderla. Statisticamente siamo molto in svantaggio. Però abbiamo qualche unità da tiro. Quindi penso di potercela fare. Spero che di partire tutti all'interno della città. Ok, sì, in effetti siamo tutti all'interno della città. E secondo me mi dà molto svantaggio perché mi prende tutti questi come feriti. Però a noi non ci interessa, li lasciamo indietro e restiamo qui. Lui mette il suo grosso delle unità ad attaccare al lato ovest. Se riusciamo a difendere, spostiamo tutti, che qui ha fatto un casino perché mi ha messo le clave in prima linea, direi proprio di evitarlo. Cerchiamo di chiudere qui stretto, visto che la possibilità c'è. Chiudiamo stretto e prepariamoci con gli arcieri qui e qui. Magari queste altre lance qui vanno bene, però non bastano, quindi ce ne vogliono di più. Io qua ne metterei 3 perché voglio riuscire a bucare questi e a rientrare. Vediamo se può andare.
E qui, anche qui ce ne sarebbero bene due. Qui ce ne sarebbero bene due, ma non ce li abbiamo, due. Quindi mettiamo qua questi e qui mettiamo degli schermagliatori. Facciamo così. L'idea è che questi chiudano. No, così non funziona. Facciamo così. Cercheremo di bloccarli con le lance e poi questi di lato entrano. Qui mi resta ben poco, per essere sincero. Quindi mettiamone uno dietro qui, uno qui dietro qui e uno qui. Automedonte lo portiamo qui. E Opleus che comunque... Ah no, non dà bonus. Non dà bonus. E lasciamolo qui. Lasciamolo qui che non vorrei che magari mi schiatta e i miei si mettono anche a piangere. Ok, iniziamo la battaglia. Velocizziamo un po'. Siamo attenti sulla sinistra, che hanno portato gli arcieri, quindi qui noi siamo deboli. Ah no, hanno anche qui, no, pensavo fossero meno, si erano nascosti tra le fronde. Sono scesi e ci attaccano, vabbè, non importa, vediamo cosa riusciamo a fare. Comunque li stiamo chiudendo dentro. Dei corridoi, quindi sotto attacco. Ok, sì, non siamo messi benissimo. I tuoi guerrieri sono stati messi in fuga. Chi è che è già in fuga? Oh ragazzi, neanche il tempo di entrare in battaglia. C'è qualcuno col morale basso? Riusciamo a sfondare? Dai ragazzi. Anche questi, dai, che hanno il morale basso. I tuoi guerrieri stanno perdendo fiducia. Stanno bucando centralmente. Dai, dai, mollate. Erares, i tuoi guerrieri si stanno radunando. Vabbè. Lasciamoli perdere questi, che tanto sono rimasti in tre. Volete mollare? Oh, finalmente. Attenzione, stai perdendo terreno. Ok, hanno mollato anche qui. Loro però sono molti di più. Hanno le unità dietro da tiro che ci bombardano. Alla lunga. È in fuga anche Automedonte. No, niente.
Niente, niente, abbiamo perso tutti i lati. Effettivamente hanno unità migliori delle nostre. Vabbè, sconfitta velocissima. Credo che me la metterò via e tenterò una pace con questi. Chiede il transito militare anche... vabbè, accettiamo, dai. No, questi non so chi... Ah, sì, so che... No, non mi serve, lasciamo stare. Si parte Tantalis. Vanno in confederazione, ferito Automedonte, il nostro Transformer. E ci hanno razziato l'insediamento, tra l'altro, e ce l'hanno lasciato però. Ce l'hanno lasciato e... Ok. E vabbè, peccato. Peccato. Direi... Sì, possiamo chiudere qui. Senza dilungarci troppo. Magari nel prossimo episodio vediamo se riusciamo a chiudere una pace, perché eserciti noi qui nelle vicinanze non ne abbiamo. Anzi, noi avevamo questi, ma siamo impegnati in qualcosa di ben più grande, che va al di là di conquistare Edonis, con tutto il bene che gli voglio. E per il resto dobbiamo spostare anche questi. Lasciamo sguarnita la nostra... è il nostro regno, però siamo nelle fasi conclusive, quindi voglio concentrarmi su quelle e tentare un affondo finale. Se volete vedere come andrà a finire, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao, grazie.